È il killer più spietato mai esistito in Kansas. Gli bastava girare in macchina, vedere una donna camminare e pensava: sarai la prossima. Si definisce killer BTK, che lega. Portava con sé il suo kit, la corda con cui le avrebbe legate, la busta di plastica per coprire le teste. Che tortura! Mia madre lo ha implorato, ma lui non ha avuto pietà. E che uccide. Troverete un cadavere all'843 di South Pershing, Nancy Fox. Per 3 decenni si prende gioco della polizia e dei media, in un gioco perverso tra guardie e ladri. Purtroppo non avremmo potuto fare altro se non attendere la nuova vittima. Ma il killer è nato per uccidere. Per me in quel corpo c'erano 2 uomini. Il primo era un marito, padre e anche un capo scout. L'altro era un vero animale. 1991. Una serie di omicidi in un ospedale del Lincolnshire sconvolge il mondo. È emerso un disegno agghiacciante dietro i collassi di 13 bambini, 4 dei quali sono morti. Nessuno riesce a credere che un'infermiera abbia ucciso 4 bambini e cercato di ucciderne altri 9. Avevamo la sensazione che l'avessero incastrata, che non potesse essere una di noi e che non potesse essere lei. Uno dei problemi degli omicidi nei luoghi di cura è che una volta compiuto il delitto, la scena del crimine viene subito sterilizzata. È nota come l'angelo della morte. Ma Beverly Allitt è nata per uccidere. È una calcolatrice dal sangue freddo. Un'assassina. Marzo 1991. Nella cittadina di Grantham, Paul Cranton, 5 mesi, soffre da tempo di una lieve infezione alle vie respiratorie che non migliora. I genitori, preoccupati, pensano che la cosa migliore sia portarlo al reparto pediatrico dell'ospedale di Grantham per un controllo. In ospedale ci hanno detto che aveva un lieve rantolo. Eravamo in apprensione, ma non eravamo preoccupati. La consideravamo una misura precauzionale per curare l'infezione. Per precauzione, i medici del reparto decidono di ricoverarlo. I genitori sono sollevati. Paul è in buone mani. Purtroppo la tranquillità dura poco. In poche ore le condizioni di Paul peggiorano. Sono tornato in ospedale e ho trovato il caos più totale. Paul era in braccio a un'infermiera ed era grigio, sudato, freddo. I medici sono accorsi. Il cuore di Paul si era fermato ed era in rianimazione. Quando sono andato a vedere il bambino, era inerte, pallido, sudato. Quindi ho pensato subito di fargli una flebo di glucosio. E si è ripreso per miracolo. Paul risponde bene alle cure e al reparto 4 torna la calma. Ma le domande rimangono. Si era ripreso dall'attacco ipoglicemico, ma mi sono chiesto cosa fosse successo e quale fosse la causa. È stato un evento del tutto inaspettato. La carenza di glucosio era palese, ma non riuscivamo a capire il perché del calo nel bambino. Lo staff dell'ospedale era confuso, preoccupato e incredulo. Nessuno capiva cosa fosse successo a Paul. Sembrava una cosa grave, ma all'epoca non capivo perché. David non sa che la crisi improvvisa di suo figlio Paul non è stato l'unico incidente verificatosi nelle ultime settimane. Considerando gli standard medi, i piccoli pazienti del reparto 4 non sono molto fortunati. Era inverno e in quel periodo un aumento di bambini malati è normale. Ma ce n'erano molti più del solito. È stato il peggiore che abbia mai visto. Liam Taylor, 7 settimane, è il primo a morire. Liam viene ricoverato al reparto 4 per una polmonite e in poche ore muore per un arresto respiratorio. Aveva la polmonite, stava molto male.
Ma la situazione è precipitata così rapidamente che il dottor Nannicara era davvero incredulo. Mostrava segni di difficoltà respiratorie e anche cardiorespiratorie, il cosiddetto collasso acuto. È stato inaspettato. Hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo hanno dovuto dire a Joanne e Chris Taylor che forse l'avrebbero perso. Joanne e Chris non volevano vederlo pieno di tubi e, non essendoci speranze, hanno preferito che riposasse. Liam è morto tra le braccia del padre. Due settimane dopo, l'undicenne Timothy Hardwick, un bambino disabile, viene ricoverato dopo una crisi a scuola. Ho chiesto a Beverly di controllarlo mentre facevo il giro delle medicine. Non avevo ancora finito. Mi ha chiamato per dirmi c'è un problema. Timothy è cianotico e a malapena respira. Il personale tenta di rianimarlo, ma alle 18:15 viene dichiarato morto. Spesso i bambini disabili hanno un'aspettativa di vita più breve per via delle crisi o perché soggetti a polmoniti. Non era insolito, ma è stato triste. Di nuovo, 5 giorni dopo, Kaylee, una bambina di 15 mesi, ha 2 arresti respiratori inspiegabili. Il primo è improvviso, ma il secondo sconcerta tutti. Data la gravità, Kaylee viene trasferita al più attrezzato ospedale di Nottingham, dove si rimette rapidamente. Dopo ben 4 incidenti inspiegabili, avvenuti in rapida successione, il personale del reparto 4 è sempre più scosso. Eravamo tutti in ansia, preoccupati e molto turbati. Cerchi di fare il meglio che puoi e quando non succede e muoiono dei bambini, è davvero dura. Per David e la moglie, il panico è passato e il piccolo Paul si ristabilisce. Beverly Allitt era l'infermiera di turno. Quando gli ha tolto la flebo, il bambino è diventato di nuovo cianotico ed è stato rianimato perché gli si era fermato il cuore. Paul Crampton viene subito rianimato e per 3 giorni non sorgono problemi. Ormai stabile, i medici decidono che può tornare a casa e avviano le pratiche di dimissione. Sono andato alla tavola calda per mangiare qualcosa e quando sono tornato, Paul aveva avuto un altro attacco ipoglicemico. Il terzo incidente inspiegabile è ormai troppo. I medici sono in difficoltà e Paul ha bisogno di aiuto. Dopo una flebo di glucosio, viene portato di corsa al Queen's Medical Center, un ospedale a 30 km di distanza, dove si ristabilisce. Durante l'ultima crisi di Paul, il dottor Porter gli ha prelevato un campione di sangue e l'ha mandato all'Università di Cardiff per delle analisi. Per assicurarsi che Paul arrivi a Nottingham nelle migliori condizioni, una premurosa infermiera si offre di accompagnarlo in ambulanza. Un'infermiera Beverly Allitt si è offerta di accompagnare mia moglie e starle vicino durante quel viaggio decisamente traumatico. L'inesperta infermiera ha iniziato la sua carriera in modo molto tragico. Eppure, con sorpresa di tutti, Beverly Allitt rimane calma e serena per tutto il tempo. Le sue colleghe erano dispiaciute per quei suoi primi giorni, perché era stata presente a molte delle crisi. Ma la verità dietro la compostezza di Allitt è molto più inquietante. Da 4 settimane, il reparto di pediatria dell'ospedale di Grantham è in piena crisi. 4 piccoli hanno subito arresti cardiaci inspiegabili, 2 dei quali mortali. Un'infermiera inesperta, Beverly Allitt, è stata così sfortunata da essere sempre presente.
Beverly Hallett è nata il 4 ottobre 1968 nel paesino di Corby Glen, nella campagna del Lincolnshire. Corby Glen è un villaggio proprio al confine tra il Lincolnshire e Leicestershire. È una piccola comunità in cui si conoscono tutti. La gente sa gli affari degli altri per via delle dimensioni del posto. Erano quattro figli. Era la seconda, in ordine di nascita. Fin dalla tenera età desiderava attenzioni. Era un bisogno molto evidente. Era una bambina grassottella. Non era particolarmente carina, attraente, sveglia o dotata. Non aveva qualità che spiccassero. Così pensava che avere lesioni, tagli, bende o un braccio rotto, cose del genere, attirassero l'attenzione. Si tagliava con i vetri molto più spesso degli altri, andava in ospedale più spesso degli altri. Ma in generale credo che apparisse come una bambina normale che cresceva in una comunità rurale. L'infanzia di Beverly è stata normalissima finché non è stata bocciata al liceo e di conseguenza è stata mandata in una scuola superiore locale. La sorella maggiore, Don, frequentava il liceo di Grantham. Ha lasciato la scuola a 16 anni con voti molto bassi, ma aveva legato con un'infermiera dell'ospedale di Grantham che le aveva prestato il necessario per poter studiare e diventare un'infermiera. Così verso i 17 o 18 anni ha iniziato. Questo incontro casuale cambierà per sempre la vita della Hallett. Mentre frequenta i corsi preparatori, Beverly lavora nel pub del posto, dove conosce diversi ragazzi. È curioso che i ragazzi l'avessero soprannominata Frottola, perché inventava continuamente storie su se stessa. Ed è proprio questo bisogno di Beverly Hallett di attirare l'attenzione su se stessa, di stare al centro della scena e suscitare la compassione della gente, la caratteristica che ha dominato la sua infanzia. Dietro di me c'è il pub Fighting Cox. Qui Beverly lavorava da adolescente. Qui ha conosciuto il suo ragazzo dell'epoca, Steve Biggs, che picchiava piuttosto selvaggiamente quando erano fidanzati. L'ha umiliato, l'ha picchiato. Era aggressiva. L'aggressività della Hallett verso chi ama è una ghiacciante premonizione del suo futuro. Nonostante all'epoca nessuno lo sappia, l'insolito comportamento di Beverly mostra una notevole somiglianza con i sintomi di un raro disturbo psichico. La sindrome di Munchausen prende il nome dal barone di Munchausen, un uomo che aveva viaggiato per il mondo ed era famoso per i racconti e le storie inventate e favolose riguardo le proprie imprese. Le persone affette da sindrome di Munchausen cercano di attirare l'attenzione provocandosi delle ferite, come faceva Beverly. Si pungeva, si tagliava, faceva una serie di cose molto strane. Oggi, tecnicamente, viene chiamata patomimia, cioè la produzione cosciente di sintomi falsi e basati su motivazioni inconsce. In genere si ritiene che almeno una delle motivazioni principali, ma probabilmente non l'unica, sia il bisogno di attenzione, compassione della gente perché sono malati, stanno male di continuo, vanno spesso in ospedale e altro. Oggi sono conosciuti come mendicanti o vagabondi degli ospedali. Alcuni dottori se ne accorgono e dicono: non c'è niente che non va in te. E così devono andare da un altro e da un altro ancora. Nessuno immagina le implicazioni del comportamento di Beverly e ciononostante trova un campo di studi che la appassiona. Nel settembre 1988 viene accettata all'ospedale di Grantham e Steven per un tirocinio come infermiera generica. Non sorprende che abbia scelto di diventare infermiera. Ciò le permetteva di essere vicina allo staff dell'ospedale ogni giorno. Quindi
Non mi stupisce che abbia scelto di lavorare nell'ambito sanitario. Infatti, con l'arrivo di Beverly, nella residenza del college in cui alloggia, iniziano ad avvenire strani incidenti. Comparivano feci nel frigo, anche sotto i fornelli. Le tende prendevano fuoco. C'è stata una lunga serie di incidenti. Non c'è mai stata la certezza che fossero stati opera di Beverly Allitt. Il colpevole non si fa avanti. E tutti gli studenti vengono minacciati di essere espulsi se gli incidenti non cesseranno. Anche se era implicata, non è mai stato possibile considerarla la responsabile. Durante gli studi, le bugie della Allitt riguardo le proprie ferite e malattie aumentano decisamente. Si iniettava acqua in un seno per farlo sembrare diverso dall'altro. Metteva in bocca acqua bollente per aumentare la temperatura. Si procurava ferite relativamente minori, diceva di avere l'influenza, usava qualsiasi scusa pur di evitare di studiare. Tra il 1988 e il 1990, alla fine del corso per infermieri, il totale delle sue assenze per malattia ammontava ben 160 giorni accumulati in 2 anni. Di conseguenza, anche se è stata ammessa, ha superato il corso per poco. Dopo aver superato il corso per un soffio, Beverly sceglie di effettuare il tirocinio in pediatria. All'epoca è stata respinta e la motivazione, data dal consiglio, era che non aveva esperienza per gestire i bambini malati. Il rifiuto è un duro colpo per l'Allitt, ma trova posto nel reparto 4 dell'ospedale di Grantham, dove può acquisire l'esperienza necessaria. Questo è l'ospedale di Grantham. L'edificio sbarrato che vedete sulla destra era l'ingresso principale dell'ospedale nel 1991, ma non so perché adesso è chiuso. Il reparto 4, cioè la pediatria, si trova più o meno dietro alla facciata. Era un reparto piccolo, con stanze private per i bambini. Nel reparto 4 c'è la pediatria del piccolo ospedale locale di Grantham e Kesteven. È sempre stato un posto tranquillo, con bambini che arrivano con la gamba rotta o l'otite. In genere, nulla di serio. Nonostante la mancanza di personale, le infermiere amano il proprio lavoro, come dimostrano i personaggi dei cartoni sulle pareti. Presso l'ospedale di Grantham e Kesteven c'è una mancanza di personale cronica. Quindi il reparto 4 era affidato persino a delle infermiere generiche. E anche se Beverly Allitt non si era mai sottoposta a un controllo medico più o meno completo, e dal momento che il reparto era così a corto di infermieri qualificati, le è stato assegnato un posto al reparto 4 in pediatria. Era entrata nel nostro reparto per mancanza di personale. Il mio unico rammarico riguarda il fatto che non fosse un'infermiera pediatrica. Era solo un'infermiera generica, che aveva fatto un tirocinio di 2 anni, a differenza di un'infermiera pediatrica che deve farne 3. Ma sarò sincera, all'epoca eravamo contenti di avere un aiuto. 18 febbraio 1991. Beverly Allitt firma un contratto di 6 mesi come infermiera all'ospedale di Grantham. Sembrava desiderosa sia di imparare che di compiacerci. A quanto pare, il suo arrivo coincide con l'aumento degli imprevisti in reparto, con un numero insolito di crisi ipoglicemiche che sfociano nella tragica morte di 2 bambini. Le infermiere più esperte del reparto non ricordano simili episodi. Ci siamo chieste a cosa potesse essere dovuto. Forse c'era in giro un nuovo virus che nessuno aveva individuato. O forse era solo un brutto periodo per noi.
Capita. A volte arrivano bambini molto malati che purtroppo muoiono. L'ultima cosa che si aspettano è che l'assassina sia tra loro, assunta per proteggere i bambini. È un lavoro basato sulla fiducia. Il giorno in cui si perderà la fiducia, il sistema collasserà. Nelle due settimane seguenti, la situazione del reparto peggiora. Altri 5 bambini giungono a un totale di 7 collassi, uno dei quali uccide Becky, 9 settimane. È arrivata in ospedale per una gastroenterite, perché era prematura. La famiglia era molto preoccupata. L'abbiamo visitata. Poteva tornare a casa. I sintomi erano passati. Era stata affidata all'infermiera Allitt. A casa è diventata grigia, agitata e sudata. Ha avuto una crisi ed è morta. Becky non è l'unica figlia dei Phillips a subire le attenzioni dell'Allitt. Preoccupati che la gemella, Katie, contragga qualcosa di simile, i genitori la portano in ospedale. Inspiegabilmente smette di respirare e viene rianimata. Ma subisce danni cerebrali permanenti. Beverly era considerata un angelo. Lei aveva individuato il problema, chiamato i medici e fatto curare Katie. La Allitt torna al centro dell'attenzione. Stranamente è sempre la prima sulla scena, dando l'impressione di essere molto scrupolosa. I genitori stimano così tanto l'infermiera da chiedere a Beverly di diventare la madrina di Katie Phillips. La giovane infermiera Allitt è un angelo. Ha curato sia Becky che Katie e ha sempre dato una mano nei tragici casi che si sono verificati nel reparto 4. Ma la verità dietro le morti misteriose, quando viene rivelata, sconvolge tutto il mondo. Nel reparto 4, quello di pediatria dell'ospedale di Grantham, una serie di bambini sta soffrendo di crisi insolite. Uno di loro è Paul Crampton, 5 mesi. Il 12 aprile, 16 giorni dopo l'arrivo in laboratorio, il sangue di Paul viene analizzato e non ci sono buone notizie. I tecnici hanno scoperto 500 milliunità per litro di insulina nel sangue. Ed è sconcertante perché in un bambino dovrebbe essere intorno ai 10-15 milliunità per litro. Il bambino si era ripreso spontaneamente e hanno concluso che o il campione era corrotto o che il bambino aveva un insulinoma, una disfunzione del pancreas che era regredita da sola e non sono stati presi provvedimenti. Un bambino va in ospedale perché è malato, quindi l'eventualità che muoia non è poi così impossibile. Può succedere che la gente muoia negli ospedali. Non pensavo che quegli episodi fossero provocati da una persona. È impensabile che qualcuno che cura i bambini faccia loro del male. Era impensabile allora, come lo è adesso. Nelle due settimane seguenti, altri 10 bambini hanno strani attacchi e si verifica un'altra morte. Il 22 aprile, Claire Peck, 15 mesi, asmatica, viene ricoverata in pediatria, in preda a una crisi. Claire Peck era una bambina bellissima e fragile, che frequentava spesso il reparto. Era venuta diverse volte per via dell'asma. La curavamo e tornava a casa. Il dottore era uscito per rassicurare la famiglia. Nel frattempo, la bambina era sola con Beverly Allitt nell'ambulatorio. Ha lanciato l'allarme quasi subito, dicendo che la bambina non respirava. Sono corsi in rianimazione. La bambina ha ripreso a respirare e sembrava sulla via della ripresa. Il dottore è uscito di nuovo per parlare con la famiglia e nel giro di 90 secondi Beverly Allitt ha lanciato di nuovo l'allarme. La bambina non respirava più. Nonostante gli sforzi dell'unità di rianimazione, non si è più ripresa e purtroppo è morta.
Il giorno in cui è morta Claire Peck è stato forse il peggiore per noi. Eravamo sconvolte, non poteva essere morta. Eravamo molto turbati e aspettavamo che qualcuno rispondesse alle nostre domande. I medici non trovano spiegazioni plausibili. Quindi sembra esserci una sola conclusione. C'è un assassino più vicino di quanto si immagini. Le autorità ospedaliere chiamano la polizia. Il 30 aprile 1991, in qualità di commissario, ho ricevuto una chiamata in cui mi dicevano che forse stava accadendo qualcosa di grave all'ospedale di Grantham. Il primo incontro all'ospedale di Grantham è avvenuto venerdì 3 maggio 1991. C'erano diverse persone, c'erano anche due pediatri dell'ospedale, il dottor Nanni Cara e Porter, e un esperto, il professor David Hall. Al professor David Hall viene chiesto di stilare una relazione. Basandosi sulle cartelle cliniche dei 14 casi, conclude che soltanto 3 sono allarmanti. E solo uno di essi, quello di Paul Crampton, lo preoccupa seriamente, perché ci sono indizi di un intervento scorretto. In alcuni circoli della polizia si diceva che stavamo sprecando denaro e che avremmo dovuto chiudere il caso. Io invece ho voluto continuare ad indagare le circostanze dei collassi, dei 3 collassi di Paul Crampton. L'istinto da detective dice a Stuart Clifton che c'è qualcosa che non va e prosegue le indagini. Stuart Clifton, il mio capo all'epoca, ha convocato una riunione a maggio del 1991 e in sostanza ha detto: ho scelto voi per formare questa squadra per la potenziale delicatezza del caso. Non abbiamo molto, voglio che andiate in ospedale in coppia, che parliate con i genitori dei bambini, con le infermiere e che facciate una battuta di caccia per vedere di scoprire qualcosa. La polizia comincia a parlare con lo staff dell'ospedale. Ma pur interrogando genitori e dipendenti, la situazione non migliora. Quando siamo andati al reparto 4 per parlare con le infermiere, era evidente che loro, per prime, non sapevano nulla. Così come i genitori. Tutti volevano una risposta per quegli episodi e tutti speravano che quei decessi fossero dovuti a cause naturali. Fra le persone interrogate c'è anche un'infermiera presente a quasi tutti gli incidenti. Si chiama Beverly Hallett. La prima volta che l'ho incontrata, il 7 maggio, Beverly è entrata nella saletta. Era una ragazza piuttosto robusta, pacata e gentile. Si è seduta, ha risposto a tutte le domande. Non era diversa dalle altre infermiere con cui avevo parlato. Lallit ha trascorso tutta la vita a mentire agli altri e questo incontro non è diverso. Per ora la verità rimane nascosta. Nel frattempo le indagini proseguivano e analizzavamo le cose da più angolazioni. Vari pediatri hanno esaminato le cartelle cliniche dei bambini coinvolti ed è allora che è emerso un nuovo aspetto. Fuori dall'ospedale, il detective Neil Jones ha il compito di cercare qualsiasi prova che riguardi i 13 bambini. Ero al Queen's Medical Center e mi hanno mandato all'ospedale di Nottingham. Lì ho trovato un grosso congelatore che conteneva campioni di sangue. Quei campioni venivano prelevati dai bambini dell'ospedale per controllare eventuali difetti genetici, la crescita e cose del genere, e venivano distrutti ogni 3 o 6 mesi. Ma non era stato fatto. Così, dal congelatore, siamo riusciti a recuperare 9 campioni di sangue di alcuni dei bambini colpiti. I campioni vengono mandati al professor Vincent Marks all'Università del Surrey. Tra questi c'è un campione di Paul Crampton, analizzato per la seconda volta. Ho scoperto una cosa sconvolgente, ossia che il
Il livello di insulina nel sangue non era di 500, ma di 47.000. Il secondo più alto mai registrato al mondo. Abbiamo cercato di capire il perché di una simile discrepanza tra Cardiff e l'Università del Surrey. E abbiamo scoperto che la macchina utilizzata per le analisi di Cardiff era tarata al massimo su 500. In questo caso, il dottor Marx ha concluso che era stata iniettata insulina. Per la prima volta una prova suggeriva che ci fosse un assassino nella pediatria del Grantham Hospital. C'era una relazione medica precedente al 1991 riguardo due casi in cui ai bambini avevano somministrato insulina e altre sostanze. Si trattava di una madre che l'aveva fatto intenzionalmente e infatti soffriva della sindrome di Munchausen per procura. Si riscontra quando una persona crea dei sintomi falsi in qualcun altro, in genere in qualcuno di cui si occupa, come un figlio, ad esempio. La madre crea dei sintomi falsi in suo figlio, ad esempio mette feci nel latte per provocargli la febbre. In casi estremi, la madre arriva a uccidere il bambino. Ora, con queste informazioni in mano, i detective devono capire come può essere accaduto. Siamo partiti chiedendoci da dove venisse l'insulina e abbiamo scoperto che veniva inviata sempre su richiesta del reparto e poi conservata dentro dei frigoriferi chiusi a chiave. C'era una chiave identica per tutti i frigoriferi dell'ospedale. La chiave della pediatria del reparto 4 era scomparsa. L'ultima infermiera che l'aveva usata era Beverly Hallett. Allora le abbiamo chiesto spiegazioni e ha detto di averla data a un'altra infermiera. Il professor Marx analizza tutti e tre i campioni e scopre che il sangue di Paul non è l'unico a destare sospetti. Il sangue di Becky Phillips conteneva circa 9.000 unità di insulina. Altri campioni contenevano potassio, livelli altissimi, e lidocaina, e sono state trovate molte altre sostanze. Questo ha dato un nuovo impulso alle indagini, al caso, e ci ha spinto ad approfondire la questione. Dalle prove raccolte è evidente che potrebbe esserci un criminale nel reparto 4 e che è necessario intervenire il prima possibile. Stuart aveva attivato il suo vecchio istinto. Ha deciso di creare una scheda con le informazioni su ogni bambino che avesse subito delle crisi per creare un quadro, stabilire degli schemi orari e capire chi si era occupato di loro. È emerso un quadro. Ogni volta che Beverly Hallett era stata lasciata sola con un bambino, il piccolo stava male. Ero sconvolto. Non riuscivo a credere che l'infermiera che lavorava con me fosse la responsabile. L'idea che un'operatrice sanitaria potesse essere responsabile della morte delle persone di cui si occupava era davvero troppo. Aveva convinto tutti di essere così premurosa. Chi avrebbe sospettato di lei? Avevamo la sensazione che l'avessero incastrata, che non potesse essere una di noi e che non potesse essere lei. Ora Beverly Hallett è la sospettata principale. La polizia deve agire in fretta per proteggere i bambini del reparto da altri attacchi. Il 21 maggio 1991, alle 7 del mattino, la polizia arresta Beverly Hallett a casa sua, perché è sospettata del furto della chiave del frigorifero dell'insulina e del tentato omicidio di Paul Crampton. Non ha mai perso la compostezza. Non ha mai dato l'impressione di essere ansiosa o di pensare che la ritenessimo responsabile di qualsiasi reato. L'agente Billingsley e il detective Jones portano Beverly alla stazione di polizia per interrogarla, mentre degli altri agenti perquisiscono casa sua.
In casa, gli agenti hanno trovato una siringa e nell'armadio della camera da letto c'era il registro delle forniture del reparto. L'abbiamo interrogata per ore. E la sua reazione era strana per una persona arrestata, perché è sospettata di omicidio. Non ha ammesso nessun reato, ma ha cercato di scagionarsi indicando altre persone a contatto con i bambini. Abbiamo capito subito che da lei non sarebbe giunta una confessione. Sono convinto che dentro di sé pensasse che non avessimo prove sufficienti per accusarla di omicidio. Le circostanze insolite di ciascuna crisi impediscono alla polizia di raccogliere le prove necessarie per arrestarla. Beverly viene rilasciata in attesa di altre indagini. Eppure, nonostante il controllo della polizia, la Allitt non perde il suo sangue freddo. 21 maggio 1991. La polizia arresta Beverly Allitt per tentato omicidio, ma deve rilasciarla per mancanza di prove. Il fatto che sia un'infermiera, affermata e stimata, complica ancora di più le indagini. Uno dei problemi degli omicidi nei luoghi di cura è che, una volta compiuto il delitto, la scena del crimine viene subito sterilizzata. Insomma, ci troviamo in ospedale, il cadavere viene spostato e arrivano gli addetti delle pulizie che rimuovono deliberatamente tutte le possibili prove forensi. Era un caso molto serio. Nessuno si aspettava che un'infermiera potesse uccidere dei bambini, ma era quello che stava avvenendo. Soprattutto ha attirato l'attenzione di tutto il mondo e di conseguenza la notizia si è diffusa dappertutto. I detective sono stati allertati dopo due mesi di morti e crisi misteriose al reparto 4, pediatria. Un'infermiera è stata arrestata e interrogata alla stazione di polizia su disposizione delle autorità. Probabilmente verrà interrogata di nuovo. Detto questo, non intendo aggiungere nessuna considerazione riguardo il caso. Le indagini continuano sotto gli occhi del mondo, ma arriva una reazione inaspettata da alcuni genitori. Erano ostili nei confronti della polizia e non in quelli della persona che poteva aver commesso quei crimini. Una famiglia ha assunto degli investigatori privati per indagare sulla polizia perché ritenevano che volessimo incastrare Beverly Allitt. Essendo sospettata di omicidio, Beverly Allitt viene sospesa dal reparto 4. Le indagini continuano e Beverly si trasferisce dall'amica Tracy e dalla sua famiglia. Le crisi in ospedale si sono fermate, ma sono iniziate nella casa di Peterborough in cui era ospitata. È stata trovata della candeggina nel letto di Jonathan Jobson, il fratello di Tracy. Ha dato delle pastiglie al cane, che ha iniziato a sputare schiuma dalla bocca. Eileen Jobson, la madre di Tracy, è preoccupata per gli eventi che si verificano in casa. Eileen si chiedeva chi è l'autore. Tracy non ne aveva idea. Jonathan diceva lo stesso. Beverly non ne aveva idea, ma un giorno ha detto di aver visto lo spirito maligno che era responsabile degli incidenti. Un giorno, mentre erano al mercato di Whittlesey, Jonathan Jobson, il fratello, si è sentito male. Al mercato Jonathan è svenuto ed è stato portato all'ospedale. È emerso che aveva avuto un attacco ipoglicemico. Sorpresa delle sorprese, Jonathan aveva bevuto una bibita servita da Beverly prima di andare al mercato. Un succo di frutta che, a suo dire, aveva un sapore strano. Eileen Johnson non ha più dubbi. C'è qualcosa di inquietante nella presenza della Allitt a casa sua. Chiama la polizia, che di nuovo arresta Beverly. Nel novembre 1991 siamo stati in grado di accusare la Allitt. A suo carico c'erano 13 reati, 4 omicidi, 8 tentati omicidi e una lesione personale. La reazione di Beverly sconvolge ancora la polizia. Beverly Allitt era serena, non ha commentato, non ha avuto alcuna reazione.
Era incredibile. Questo non dimostra calma e freddezza, bensì che ci sono dei problemi a livello mentale. Semplicemente non agiva al nostro stesso livello morale e razionale, come chiunque. Non riusciva a capire la gravità della situazione in cui si trovava. È andata nella cella, ha cenato e dormito tutta la notte. Come fa una persona a dormire con un'accusa così orribile a suo carico? Il mattino dopo è stato necessario svegliarla per andare in tribunale. È stato sconvolgente. Beverly Hallett trascorre i 15 mesi successivi nella prigione di Wakefield, in attesa del processo. 15 febbraio 1993. Inizia il processo a carico di Beverly Gail Hallett. L'ex infermiera accusata di aver ucciso 4 bambini sarà processata nel tribunale di Nottingham. Beverly Hallett è arrivata al tribunale di Nottingham dall'ospedale di Rampton per rispondere di 26 capi d'accusa. La Hallett è stata arrestata lo scorso maggio dopo l'individuazione di uno schema agghiacciante dietro al collasso di 13 bambini, 4 dei quali sono morti. Quando si è aperto il processo aveva perso molti chili. In parecchie occasioni poi non si è presentata alle udienze. È successo spesso perché sarebbe stata malata. In tribunale Beverly si è dichiarata non colpevole. Non ha rilasciato dichiarazioni e questo corrisponde al comportamento di molti serial killer che preferiscono non rispondere con il silenzio alle accuse che vengono mosse contro di loro. Nonostante si dichiari innocente, l'accusa è implacabile. La Hallett viene giudicata colpevole. È stata l'unica persona presente in tutti i casi avvenuti al reparto 4. Ed era anche presente quando Jobson si è sentito male. È stata dichiarata colpevole di 13 capi d'accusa, 4 omicidi e 9 tentati omicidi. Il giudice le ha dato 13 ergastoli. Eravamo tutti molto emozionati, in particolare i genitori delle vittime. Tutti, compresi gli agenti, tra cui Stewart e l'avvocato dell'accusa, erano soddisfatti della sentenza. Il giudice ha riassunto il caso definendo Beverly Hallett una donna malvagia. Le finte malattie di Beverly e le storie di malanni falsi hanno condotto la polizia al movente e alla base degli assassini e delle aggressioni. I crimini commessi da Beverly Hallett hanno sconvolto tutta la nazione. L'infermiera, che sembrava un angelo, si è rivelata essere l'angelo della morte. Ma che cosa ha spinto questa donna apparentemente pacifica e premurosa a uccidere dei bambini innocenti? Quando è finito tutto ed è stata dichiarata colpevole, abbiamo capito che era vero e lo abbiamo accettato. Allora ho sperato che rimanesse in prigione, che non uscisse mai più. Per me è una calcolatrice dal sangue freddo. Un'assassina. In nessun momento Beverly ha dimostrato rimorsi. Dopo la sentenza, tornata all'ospedale di Rampton, non ha mostrato pentimento per quelle azioni. Per me, voleva essere al centro dell'attenzione in tutto quello che faceva. La morte di quei 4 bambini è solo un imprevisto nella sua ricerca di attenzioni. Beverly Hallett aveva dei problemi mentali, ma ciò non significa che sia nata per uccidere. Maltrattava un bambino e appariva dal nulla come la sua salvatrice, solo per attirare l'attenzione su di sé. È questo il motivo per cui ha ucciso: attirare l'attenzione su di sé. Credo che Beverly Hallett sia nata con una predisposizione che in determinate circostanze fa emergere violenza e aggressività. Tali circostanze si sono verificate.
Per me questi episodi si costruiscono con piccoli elementi che, messi insieme, formano un quadro più ampio e producono una persona che fa del male e, come in questo caso, uccide. Per via dell'ambiente, della predisposizione, sì, è nata per uccidere. Non ci sono scuse. Deve pagare. Ha commesso dei crimini contro le persone più innocenti che esistano, i bambini. Immagina le implicazioni del comportamento di Beverly e ciononostante trova un campo di studi che la appassiona. Nel settembre 1988 viene accettata all'ospedale di Grantham e Steven per un tirocinio come infermiera generica. Non sorprende che abbia scelto di diventare infermiera. Ciò le permetteva di essere vicina allo staff dell'ospedale ogni giorno. Quindi non mi stupisce che abbia scelto di lavorare nell'ambito sanitario. Infatti, con l'arrivo di Beverly, nella residenza del college in cui alloggia, iniziano ad avvenire strani incidenti. Comparivano feci nel frigo, anche sotto i fornelli. Le tende prendevano fuoco. C'è stata una lunga serie di incidenti. Non c'è mai stata la certezza che fossero stati opera di Beverly Allitt. Il colpevole non si fa avanti. E tutti gli studenti vengono minacciati di essere espulsi se gli incidenti non cesseranno. Anche se era implicata, non è mai stato possibile considerarla la responsabile. Durante gli studi, le bugie della Allitt riguardo le proprie ferite e malattie aumentano decisamente. Si iniettava acqua in un seno per farlo sembrare diverso dall'altro. Metteva in bocca acqua bollente per aumentare la temperatura. Si procurava ferite relativamente minori, diceva di avere l'influenza, usava qualsiasi scusa pur di evitare di studiare. Tra il 1988 e il 1990, alla fine del corso per infermieri, il totale delle sue assenze per malattia ammontava ben 160 giorni accumulati in 2 anni. Di conseguenza, anche se è stata ammessa, ha superato il corso per poco. Dopo aver superato il corso per un soffio, Beverly sceglie di effettuare il tirocinio in pediatria. All'epoca è stata respinta e la motivazione, data dal consiglio, era che non aveva esperienza per gestire i bambini malati. Il rifiuto è un duro colpo per l'Allitt, ma trova posto nel reparto 4 dell'ospedale di Grantham, dove può acquisire l'esperienza necessaria. Questo è l'ospedale di Grantham. L'edificio sbarrato che vedete sulla destra era l'ingresso principale dell'ospedale nel 1991, ma non so perché adesso è chiuso. Il reparto 4, cioè la pediatria, si trova più o meno dietro alla facciata. Era un reparto piccolo, con stanze private per i bambini. Nel reparto 4 c'è la pediatria del piccolo ospedale locale di Grantham e Steven. È sempre stato un posto tranquillo, con bambini che arrivano con la gamba rotta o l'otite. In genere, nulla di serio. Nonostante la mancanza di personale, le infermiere amano il proprio lavoro, come dimostrano i personaggi dei cartoni sulle pareti. Presso l'ospedale di Grantham e che Steven c'è una mancanza di personale cronica, quindi il reparto 4 era affidato persino a delle infermiere. È il killer più spietato
mai esistito in Kansas. Gli bastava girare in macchina, vedere una donna camminare e pensava: sarai la prossima. Si definisce killer BTK, che lega. Portava con sé il suo kit, la corda con cui le avrebbe legate, la busta di plastica per coprire le teste. Che tortura! Mia madre lo ha implorato, ma lui non ha avuto pietà. E che uccide. Troverete un cadavere all'843 di South Pershing, Nancy Fox. Per 3 decenni si prende gioco della polizia e dei media, in un gioco perverso tra guardie e ladri. Purtroppo non avremmo potuto fare altro se non attendere la nuova vittima. Ma il killer è nato per uccidere. Per me in quel corpo c'erano 2 uomini. Il primo era un marito, padre e anche un capo scout. L'altro era un vero animale. 1991. Una serie di omicidi in un ospedale del Lincolnshire sconvolge il mondo. È emerso un disegno agghiacciante dietro i collassi di 13 bambini, 4 dei quali sono morti. Nessuno riesce a credere che un'infermiera abbia ucciso 4 bambini e cercato di ucciderne altri 9. Avevamo la sensazione che l'avessero incastrata, che non potesse essere una di noi e che non potesse essere lei. Uno dei problemi degli omicidi nei luoghi di cura è che una volta compiuto il delitto, la scena del crimine viene subito sterilizzata. È nota come l'angelo della morte. Ma Beverly Allitt è nata per uccidere. È una calcolatrice dal sangue freddo. Un'assassina. Marzo 1991. Nella cittadina di Grantham, Paul Cranton, 5 mesi, soffre da tempo di una lieve infezione alle vie respiratorie che non migliora. I genitori, preoccupati, pensano che la cosa migliore sia portarlo al reparto pediatrico dell'ospedale di Grantham per un controllo. In ospedale ci hanno detto che aveva un lieve rantolo. Eravamo in apprensione, ma non eravamo preoccupati. La consideravamo una misura precauzionale per curare l'infezione. Per precauzione, i medici del reparto decidono di ricoverarlo. I genitori sono sollevati. Paul è in buone mani. Purtroppo la tranquillità dura poco. In poche ore le condizioni di Paul peggiorano. Sono tornato in ospedale e ho trovato il caos più totale. Paul era in braccio a un'infermiera ed era grigio, sudato, freddo. I medici sono accorsi. Il cuore di Paul si era fermato ed era in rianimazione. Quando sono andato a vedere il bambino, era inerte, pallido, sudato. Quindi ho pensato subito di fargli una flebo di glucosio. E si è ripreso per miracolo. Paul risponde bene alle cure e al reparto 4 torna la calma. Ma le domande rimangono. Si era ripreso dall'attacco ipoglicemico, ma mi sono chiesto cosa fosse successo e quale fosse la causa. È stato un evento del tutto inaspettato. La carenza di glucosio era palese, ma non riuscivamo a capire il perché del calo nel bambino. Lo staff dell'ospedale era confuso, preoccupato e incredulo. Nessuno capiva cosa fosse successo a Paul. Sembrava una cosa grave, ma all'epoca non capivo perché. David non sa che la crisi improvvisa di suo figlio Paul non è stato l'unico incidente verificatosi nelle ultime settimane. Considerando gli standard medi, i piccoli pazienti del reparto 4 non sono molto fortunati. Era inverno e in quel periodo un aumento di bambini malati è normale. Ma ce n'erano molti più del solito. È stato il peggiore che abbia mai visto. Liam Taylor, 7 settimane, è il primo a morire. Liam viene ricoverato al reparto 4 per una polmonite e in poche ore muore per un arresto respiratorio. Aveva la polmonite, stava molto male. Ma la situazione è precipitata così rapidamente che il dottor Nannicara era davvero incredulo. Mostrava
segni di difficoltà respiratorie e anche cardiorespiratorie, il cosiddetto collasso acuto. È stato inaspettato. Hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo hanno dovuto dire a Joanne e Chris Taylor che forse l'avrebbero perso. Joanne e Chris non volevano vederlo pieno di tubi e, non essendoci speranze, hanno preferito che riposasse. Liam è morto tra le braccia del padre. Due settimane dopo, l'undicenne Timothy Hardwick, un bambino disabile, viene ricoverato dopo una crisi a scuola. Ho chiesto a Beverly di controllarlo mentre facevo il giro delle medicine. Non avevo ancora finito. Mi ha chiamato per dirmi c'è un problema. Timothy è cianotico e a malapena respira. Il personale tenta di rianimarlo, ma alle 18:15 viene dichiarato morto. Spesso i bambini disabili hanno un'aspettativa di vita più breve per via delle crisi o perché soggetti a polmoniti. Non era insolito, ma è stato triste. Di nuovo, 5 giorni dopo, Kaylee, una bambina di 15 mesi, ha 2 arresti respiratori inspiegabili. Il primo è improvviso, ma il secondo sconcerta tutti. Data la gravità, Kaylee viene trasferita al più attrezzato ospedale di Nottingham, dove si rimette rapidamente. Dopo ben 4 incidenti inspiegabili, avvenuti in rapida successione, il personale del reparto 4 è sempre più scosso. Eravamo tutti in ansia, preoccupati e molto turbati. Cerchi di fare il meglio che puoi e quando non succede e muoiono dei bambini, è davvero dura. Per David e la moglie, il panico è passato e il piccolo Paul si ristabilisce. Beverly Allitt era l'infermiera di turno. Quando gli ha tolto la flebo, il bambino è diventato di nuovo cianotico ed è stato rianimato perché gli si era fermato il cuore. Paul Crampton viene subito rianimato e per 3 giorni non sorgono problemi. Ormai stabile, i medici decidono che può tornare a casa e avviano le pratiche di dimissione. Sono andato alla tavola calda per mangiare qualcosa e quando sono tornato, Paul aveva avuto un altro attacco ipoglicemico. Il terzo incidente inspiegabile è ormai troppo. I medici sono in difficoltà e Paul ha bisogno di aiuto. Dopo una flebo di glucosio, viene portato di corsa al Queen's Medical Center, un ospedale a 30 km di distanza, dove si ristabilisce. Durante l'ultima crisi di Paul, il dottor Porter gli ha prelevato un campione di sangue e l'ha mandato all'Università di Cardiff per delle analisi. Per assicurarsi che Paul arrivi a Nottingham nelle migliori condizioni, una premurosa infermiera si offre di accompagnarlo in ambulanza. Un'infermiera Beverly Allitt si è offerta di accompagnare mia moglie e starle vicino durante quel viaggio decisamente traumatico. L'inesperta infermiera ha iniziato la sua carriera in modo molto tragico. Eppure, con sorpresa di tutti, Beverly Allitt rimane calma e serena per tutto il tempo. Le sue colleghe erano dispiaciute per quei suoi primi giorni, perché era stata presente a molte delle crisi. Ma la verità dietro la compostezza di Allitt è molto più inquietante. Da 4 settimane, il reparto di pediatria dell'ospedale di Grantham è in piena crisi. 4 piccoli hanno subito arresti cardiaci inspiegabili, 2 dei quali mortali. Un'infermiera inesperta, Beverly Allitt, è stata così sfortunata da essere sempre presente. Beverly Allitt è nata il 4 ottobre 1968
nel paesino di Corby Glen, nella campagna del Lincolnshire. Corby Glen è un villaggio proprio al confine tra il Lincolnshire e Leicestershire. È una piccola comunità in cui si conoscono tutti. La gente sa gli affari degli altri per via delle dimensioni del posto. Erano quattro figli. Era la seconda, in ordine di nascita. Fin dalla tenera età desiderava attenzioni. Era un bisogno molto evidente. Era una bambina grassottella. Non era particolarmente carina, attraente, sveglia o dotata. Non aveva qualità che spiccassero. Così pensava che avere lesioni, tagli, bende o un braccio rotto, cose del genere, attirassero l'attenzione. Si tagliava con i vetri molto più spesso degli altri, andava in ospedale più spesso degli altri. Ma in generale credo che apparisse come una bambina normale che cresceva in una comunità rurale. L'infanzia di Beverly è stata normalissima finché non è stata bocciata al liceo e di conseguenza è stata mandata in una scuola superiore locale. La sorella maggiore, Don, frequentava il liceo di Grantham. Ha lasciato la scuola a 16 anni con voti molto bassi, ma aveva legato con un'infermiera dell'ospedale di Grantham che le aveva prestato il necessario per poter studiare e diventare un'infermiera. Così verso i 17 o 18 anni ha iniziato. Questo incontro casuale cambierà per sempre la vita della Allitt. Mentre frequenta i corsi preparatori, Beverly lavora nel pub del posto, dove conosce diversi ragazzi. È curioso che i ragazzi l'avessero soprannominata Frottola, perché inventava continuamente storie su se stessa. Ed è proprio questo bisogno di Beverly Allitt di attirare l'attenzione su se stessa, di stare al centro della scena e suscitare la compassione della gente, la caratteristica che ha dominato la sua infanzia. Dietro di me c'è il pub Fighting Cox. Qui Beverly lavorava da adolescente. Qui ha conosciuto il suo ragazzo dell'epoca, Steve Biggs, che picchiava piuttosto selvaggiamente quando erano fidanzati. L'ha umiliato, l'ha picchiato. Era aggressiva. L'aggressività della Allitt verso chi ama è una ghiacciante premonizione del suo futuro. Nonostante all'epoca nessuno lo sappia, l'insolito comportamento di Beverly mostra una notevole somiglianza con i sintomi di un raro disturbo psichico. La sindrome di Munchausen prende il nome dal barone di Munchausen, un uomo che aveva viaggiato per il mondo ed era famoso per i racconti e le storie inventate e favolose riguardo le proprie imprese. Le persone affette da sindrome di Munchausen cercano di attirare l'attenzione provocandosi delle ferite, come faceva Beverly. Si pungeva, si tagliava, faceva una serie di cose molto strane. Oggi, tecnicamente, viene chiamata patomimia, cioè la produzione cosciente di sintomi falsi e basati su motivazioni inconsce. In genere si ritiene che almeno una delle motivazioni principali, ma probabilmente non l'unica, sia il bisogno di attenzione, compassione della gente perché sono malati, stanno male di continuo, vanno spesso in ospedale e altro. Oggi sono conosciuti come mendicanti o vagabondi degli ospedali. Alcuni dottori se ne accorgono e dicono: non c'è niente che non va in te. E così devono andare da un altro e da un altro ancora. Nessuno. In qualità di commissario, ho ricevuto una chiamata in cui mi dicevano che forse stava accadendo qualcosa di grave all'ospedale di Grantham. Il primo incontro all'ospedale di Grantham è avvenuto venerdì 3 maggio 1991. C'erano diverse persone, c'erano anche due pediatri dell'ospedale, il dottor Nanni Cara e Porter e un esperto. Il
professor David Hall. Al professor David Hall viene chiesto di stilare una relazione. Basandosi sulle cartelle cliniche dei 14 casi, conclude che soltanto 3 sono allarmanti. E solo uno di essi, quello di Paul Crampton, lo preoccupa seriamente, perché ci sono indizi di un intervento scorretto. In alcuni circoli della polizia si diceva che stavamo sprecando denaro e che avremmo dovuto chiudere il caso. Io invece ho voluto continuare ad indagare le circostanze dei collassi, dei 3 collassi di Paul Crampton. L'istinto da detective dice a Stuart Clifton che c'è qualcosa che non va e prosegue le indagini. Stuart Clifton, il mio capo all'epoca, ha convocato una riunione a maggio del 1991 e in sostanza ha detto: ho scelto voi per formare questa squadra per la potenziale delicatezza del caso. Non abbiamo molto, voglio che andiate in ospedale in coppia, che parliate con i genitori dei bambini, con le infermiere e che facciate una battuta di caccia per vedere di scoprire qualcosa. La polizia comincia a parlare con lo staff dell'ospedale, ma pur interrogando genitori e dipendenti, la situazione non migliora. Quando siamo andati al reparto 4 per parlare con le infermiere, era evidente che loro, per prime, non sapevano nulla, così come i genitori. Tutti volevano una risposta per quegli episodi e tutti speravano che quei decessi fossero dovuti a cause naturali. Fra le persone interrogate c'è anche un'infermiera presente a quasi tutti gli incidenti. Si chiama Beverly Hallett. La prima volta che l'ho incontrata, il 7 maggio, Beverly è entrata nella saletta. Era una ragazza piuttosto robusta, pacata e gentile. Si è seduta, ha risposto a tutte le domande. Non era diversa dalle altre infermiere con cui avevo parlato. Lallit ha trascorso tutta la vita a mentire agli altri e questo incontro non è diverso. Per ora la verità rimane nascosta. Nel frattempo le indagini proseguivano e analizzavamo le cose da più angolazioni. Vari pediatri hanno esaminato le cartelle cliniche dei bambini coinvolti ed è allora che è emerso un nuovo aspetto. Fuori dall'ospedale, il detective Neil Jones ha il compito di cercare qualsiasi prova che riguardi i 13 bambini. Ero al Queen's Medical Center e mi hanno mandato all'ospedale di Nottingham. Lì ho trovato un grosso congelatore che conteneva campioni di sangue. Quei campioni venivano prelevati dai bambini dell'ospedale per controllare eventuali difetti genetici, la crescita e cose del genere, e venivano distrutti ogni 3 o 6 mesi. Ma non era stato fatto. Così, dal congelatore, siamo riusciti a recuperare 9 campioni di sangue di alcuni dei bambini colpiti. I campioni vengono mandati al professor Vincent Marks, all'Università del Surrey. Tra questi c'è un campione di Paul Crampton, analizzato per la seconda volta. Ho scoperto una cosa sconvolgente, ossia che il livello di insulina nel sangue non era di 500, ma di 47.000, il secondo più alto mai registrato al mondo. Abbiamo cercato di capire il perché di una simile discrepanza tra Cardiff e l'Università del Surrey. Abbiamo scoperto che la macchina utilizzata per le analisi di Cardiff era tarata al massimo su 500. In questo caso, il dottor Marx ha concluso che era stata iniettata insulina. Per la prima volta una prova suggeriva che ci fosse un assassino nella pediatria del Grantham Hospital. C'era una relazione medica precedente al 1991 riguardo 2 casi in cui ai bambini avevano somministrato insulina e altre sostanze. Si trattava di una madre che l'aveva fatto intenzionalmente e
Infatti soffriva della sindrome di Munchausen per procura. Si riscontra quando una persona crea dei sintomi falsi in qualcun altro, in genere in qualcuno di cui si occupa, come un figlio, ad esempio. La madre crea dei sintomi falsi in suo figlio, ad esempio mette feci nel latte per provocargli la febbre. In casi estremi, la madre arriva a uccidere il bambino. Ora, con queste informazioni in mano, i detective devono capire come può essere accaduto. Siamo partiti chiedendoci da dove venisse l'insulina e abbiamo scoperto che veniva inviata sempre su richiesta del reparto e poi conservata dentro dei frigoriferi chiusi a chiave. C'era una chiave identica per tutti i frigoriferi dell'ospedale. La chiave della pediatria. Dietro di me c'è il pub Fighting Cox. Qui Beverly lavorava da adolescente. Qui ha conosciuto il suo ragazzo dell'epoca, Steve Biggs, che picchiava piuttosto selvaggiamente quando erano fidanzati. L'ha umiliato, l'ha picchiato. Era aggressiva. L'aggressività della Allitt verso Kiana è una ghiacciante premonizione del suo futuro. Nonostante all'epoca nessuno lo sappia, l'insolito comportamento di Beverly mostra una notevole somiglianza con i sintomi di un raro disturbo psichico. La sindrome di Munchausen prende il nome dal barone di Munchausen, un uomo che aveva viaggiato per il mondo ed era famoso per i racconti e le storie inventate e favolose riguardo le proprie imprese. Le persone affette da sindrome di Munchausen cercano di attirare l'attenzione provocandosi delle ferite, come faceva Beverly. Si pungeva, si tagliava, faceva una serie di cose molto strane. Oggi, tecnicamente, viene chiamata patomimia, cioè la produzione cosciente di sintomi falsi e basati su motivazioni inconsce. In genere si ritiene che almeno una delle motivazioni principali, ma probabilmente non l'unica, sia il bisogno di attenzione, compassione della gente perché sono malati, stanno male di continuo, vanno spesso in ospedale e altro. Oggi sono conosciuti come mendicanti o vagabondi degli ospedali. Alcuni dottori se ne accorgono e dicono: non c'è niente che non va in te. E così devono andare da un altro e da un altro ancora. Nessuno immagina le implicazioni del comportamento di Beverly. E ciononostante, trova un campo di studi che la appassiona. Nel settembre 1988 viene accettata all'ospedale di Grantham e Steven per un tirocinio come infermiera generica. Non sorprende che abbia scelto di diventare infermiera. Ciò le permetteva di essere vicina allo staff dell'ospedale, ogni giorno. Quindi non mi stupisce che abbia scelto di lavorare nell'ambito sanitario. Infatti, con l'arrivo di Beverly, nella residenza del college in cui alloggia, iniziano ad avvenire strani incidenti. Comparivano feci nel frigo, anche sotto i fornelli. Le tende prendevano fuoco. C'è stata una lunga serie di incidenti. Non c'è mai stata la certezza che fossero stati opera di Beverly Allitt. Il colpevole non si fa avanti. E tutti gli studenti vengono minacciati di essere espulsi, se gli incidenti non cesseranno. Anche se era implicata, non è mai stato possibile considerarla la responsabile. Durante gli studi, le bugie della Allitt riguardo le proprie ferite e malattie aumentano decisamente. Si iniettava acqua in un seno per farlo sembrare diverso dall'altro. Metteva in bocca acqua bollente per aumentare la temperatura. Si procurava ferite relativamente minori, diceva di avere l'influenza, usava qualsiasi scusa pur di evitare di studiare. Tra il 1988 e il 1990, alla fine del corso per infermieri, il totale delle sue assenze per malattia ammontava a ben 160 giorni accumulati in 2 anni. Di conseguenza, anche se è stata ammessa, ha superato il corso per poco. Dopo aver superato il corso per un soffio, Beverly sceglie di effettuare il tirocinio in pediatria. All'epoca è stata respinta.
e la motivazione, data dal consiglio, era che non aveva esperienza per gestire i bambini malati. Il rifiuto è un duro colpo per Lallit, ma trova posto nel reparto 4 dell'ospedale di Grantham, dove può acquisire l'esperienza necessaria. Questo è l'ospedale di Grantham. L'edificio sbarrato che vedete sulla destra era l'ingresso principale dell'ospedale nel 1991, ma non so perché adesso è chiuso. Il reparto 4, cioè la pediatria, si trova più o meno dietro alla facciata. Era un reparto piccolo, con stanze private per i bambini. Nel reparto 4 c'è la pediatria del piccolo ospedale locale di Grantham e Kesteven. È sempre stato un posto tranquillo, con bambini che arrivano con la gamba rotta o l'otite. In genere, nulla di serio. Nonostante la mancanza di personale, le infermiere amano il proprio lavoro, come dimostrano i personaggi dei cartoni sulle pareti. Presso l'ospedale di Grantham e Kesteven c'è una mancanza di personale cronica, quindi il reparto 4 era affidato persino a delle infermiere generiche. E anche se Beverly Allitt non si era mai sottoposta a un controllo medico più o meno completo, e dal momento che il reparto era così a corto di infermieri qualificati, le è stato assegnato un posto al reparto 4 in pediatria. Era entrata nel nostro reparto per mancanza di personale. Il mio unico rammarico riguarda il fatto che non fosse un'infermiera pediatrica. Era solo un'infermiera generica, che aveva fatto un tirocinio di 2 anni, a differenza di un'infermiera pediatrica che deve farne 3. Ma sarò sincera, all'epoca eravamo contenti di avere un aiuto. 18 febbraio 1991. Beverly Allitt firma un contratto di 6 mesi come infermiera all'ospedale di Grantham. Sembrava desiderosa sia di imparare che di compiacerci. A quanto pare, il suo arrivo coincide con l'aumento degli imprevisti in reparto, con un numero insolito di crisi ipoglicemiche che sfociano nella tragica morte di 2 bambini. Le infermiere più esperte del reparto non ricordano simili episodi. Ci siamo chieste a cosa potesse essere dovuto. Forse c'era in giro un nuovo virus che nessuno aveva individuato. O forse era solo un brutto periodo per noi. Capita. A volte arrivano bambini molto malati che purtroppo muoiono. L'ultima cosa che si aspettano è che l'assassina sia tra loro, assunta per proteggere i bambini. È un lavoro basato sulla fiducia. Il giorno in cui si perderà la fiducia, il sistema collasserà. Nelle 2 settimane seguenti, la situazione del reparto peggiora. Altri 5 bambini giungono a un totale di 7 collassi, uno dei quali uccide Becky. 9 settimane. È arrivata in ospedale per una gastroenterite, perché era prematura. La famiglia era molto preoccupata. L'abbiamo visitata. Poteva tornare a casa. I sintomi erano passati. Era stata affidata all'infermiera Allitt. A casa è diventata grigia, agitata e sudata. Ha avuto una crisi ed è morta. Becky non è l'unica figlia dei Phillips a subire le attenzioni dell'Allitt. Preoccupati che la gemella, Katie, contragga qualcosa di simile, i genitori la portano in ospedale. Inspiegabilmente smette di respirare e viene rianimata. Ma subisce danni cerebrali permanenti. Beverly era considerata un angelo. Lei aveva individuato il problema, chiamato i medici e fatto curare Katie.
La Alit torna al centro dell'attenzione. Stranamente è sempre la prima sulla scena, dando l'impressione di essere molto scrupolosa. I genitori stimano così tanto l'infermiera da chiedere a Beverly di diventare la madrina di Katie Phillips. La giovane infermiera Alit è un angelo. Ha curato sia Becky che Katie e ha sempre dato una mano nei tragici casi che si sono verificati nel reparto 4. Ma la verità dietro le morti misteriose, quando viene rivelata, sconvolge tutto il mondo. Nel reparto 4, quello di pediatria dell'ospedale di Grantham, una serie di bambini sta soffrendo di crisi insolite. Uno di loro è Paul Crampton, 5 mesi. Il 12 aprile, 16 giorni dopo l'arrivo in laboratorio, il sangue di Paul viene analizzato e non ci sono buone notizie. I tecnici hanno scoperto 500 milliunità per litro di insulina nel sangue. Ed è sconcertante perché in un bambino dovrebbe essere intorno ai 10-15 milliunità per litro. Il bambino si era ripreso spontaneamente e hanno concluso che o il campione era corrotto o che il bambino aveva un insulinoma, una disfunzione del pancreas che era regredita da sola e non sono stati presi provvedimenti. Un bambino va in ospedale perché è malato, quindi l'eventualità che muoia non è poi così impossibile. Può succedere che la gente muoia negli ospedali. Non pensavo che quegli episodi fossero provocati da una persona. È impensabile che qualcuno che cura i bambini faccia loro del male. Era impensabile allora, come lo è adesso. Nelle due settimane seguenti, altri 10 bambini hanno strani attacchi e si verifica un'altra morte. Il 22 aprile, Claire Peck, 15 mesi, asmatica, viene ricoverata in pediatria, in preda a una crisi. Claire Peck era una bambina bellissima e fragile, che frequentava spesso il reparto. Era venuta diverse volte per via dell'asma. La curavamo e tornava a casa. Il dottore era uscito per rassicurare la famiglia. Nel frattempo, la bambina era sola con Beverly Allitt nell'ambulatorio. Ha lanciato l'allarme quasi subito, dicendo che la bambina non respirava. Sono corsi in rianimazione. La bambina ha ripreso a respirare e sembrava sulla via della ripresa. Il dottore è uscito di nuovo per parlare con la famiglia e nel giro di 90 secondi Beverly Allitt ha lanciato di nuovo l'allarme. La bambina non respirava più. Nonostante gli sforzi dell'unità di rianimazione, non si è più ripresa e purtroppo è morta. Il giorno in cui è morta Claire Peck è stato forse il peggiore per noi. Eravamo sconvolte, non poteva essere morta. Eravamo molto turbati e aspettavamo che qualcuno rispondesse alle nostre domande. I medici non trovano spiegazioni plausibili. Quindi sembra esserci una sola conclusione. C'è un assassino più vicino di quanto si immagini. Le autorità ospedaliere chiamano la polizia. Il 30 aprile 1991. È il killer più spietato mai esistito in Kansas. Gli bastava girare in macchina, vedere una donna camminare e pensava: sarai la prossima. Si definisce killer BTK, che lega. Portava con sé il suo kit, la corda con cui le avrebbe legate, la busta di plastica per coprire le teste. Che tortura! Mia madre lo ha implorato, ma lui non ha avuto pietà. E che uccide. Troverete un cadavere all'843 di South Pershing, Nancy Fox. Per 3 decenni si prende gioco della polizia e dei media, in un gioco perverso tra guardie e ladri. Purtroppo non avremmo potuto fare altro se non attendere la nuova vittima. Ma il killer è nato per uccidere.
Per me in quel corpo c'erano due uomini. Il primo era un marito, padre e anche un capo scout. L'altro era un vero animale. 1991. Una serie di omicidi in un ospedale del Lincolnshire sconvolge il mondo. È emerso un disegno agghiacciante dietro i collassi di 13 bambini, 4 dei quali sono morti. Nessuno riesce a credere che un'infermiera abbia ucciso 4 bambini e cercato di ucciderne altri 9. Avevamo la sensazione che l'avessero incastrata, che non potesse essere una di noi e che non potesse essere lei. Uno dei problemi degli omicidi nei luoghi di cura è che una volta compiuto il delitto, la scena del crimine viene subito sterilizzata. È nota come l'angelo della morte, ma Beverly Allitt è nata per uccidere. È una calcolatrice dal sangue freddo. Un'assassina. Marzo 1991. Nella cittadina di Grantham, Paul Cranton, 5 mesi, soffre da tempo di una lieve infezione alle vie respiratorie che non migliora. I genitori, preoccupati, pensano che la cosa migliore sia portarlo al reparto pediatrico dell'ospedale di Grantham per un controllo. In ospedale ci hanno detto che aveva un lieve rantolo. Eravamo in apprensione, ma non eravamo preoccupati. La consideravamo una misura precauzionale per curare l'infezione. Per precauzione, i medici del reparto decidono di ricoverarlo. I genitori sono sollevati. Paul è in buone mani. Purtroppo la tranquillità dura poco. In poche ore, le condizioni di Paul peggiorano. Sono tornato in ospedale e ho trovato il caos più totale. Paul era in braccio a un'infermiera ed era grigio, sudato, freddo. I medici sono accorsi. Il cuore di Paul si era fermato ed era in rianimazione. Quando sono andato a vedere il bambino, era inerte, pallido, sudato. Quindi ho pensato subito di fargli una flebo di glucosio. E si è ripreso per miracolo. Paul risponde bene alle cure e al reparto 4 torna la calma. Ma le domande rimangono. Si era ripreso dall'attacco ipoglicemico, ma mi sono chiesto cosa fosse successo e quale fosse la causa. È stato un evento del tutto inaspettato. La carenza di glucosio era palese, ma non riuscivamo a capire il perché del calo nel bambino. Lo staff dell'ospedale era confuso, preoccupato e incredulo. Nessuno capiva cosa fosse successo a Paul. Sembrava una cosa grave, ma all'epoca non capivo perché. David non sa che la crisi improvvisa di suo figlio Paul non è stato l'unico incidente verificatosi nelle ultime settimane. Considerando gli standard medi, i piccoli pazienti del reparto 4 non sono molto fortunati. Era inverno e in quel periodo un aumento di bambini malati è normale, ma ce n'erano molti più del solito. È stato il peggiore che abbia mai visto. Liam Taylor, 7 settimane, è il primo a morire. Liam viene ricoverato al reparto 4 per una polmonite e in poche ore muore per un arresto respiratorio. Aveva la polmonite, stava molto male. Ma la situazione è precipitata così rapidamente che il dottor Nannicara era davvero incredulo. Mostrava segni di difficoltà respiratorie e anche cardiorespiratorie, il cosiddetto collasso acuto. È stato inaspettato. Hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo hanno dovuto dire a Joanne e Chris Taylor che forse l'avrebbero perso. Joanne e Chris non volevano vederlo pieno di tubi e, non essendoci speranze, hanno preferito che riposasse. Liam è morto tra le braccia del padre. Due settimane dopo, l'undicenne Timothy Hardwick, un bambino disabile, viene ricoverato dopo una crisi a scuola.
Ho chiesto a Beverly di controllarlo mentre facevo il giro delle medicine. Non avevo ancora finito. Mi ha chiamato per dirmi c'è un problema. Timothy è cianotico e a malapena respira. Il personale tenta di rianimarlo, ma alle 18:15 viene dichiarato morto. Spesso i bambini disabili hanno un'aspettativa di vita più breve per via delle crisi o perché soggetti a polmoniti. Non era insolito, ma è stato triste. Di nuovo, 5 giorni dopo, Kaylee, una bambina di 15 mesi, ha 2 arresti respiratori inspiegabili. Il primo è improvviso, ma il secondo sconcerta tutti. Data la gravità, Kaylee viene trasferita al più attrezzato ospedale di Nottingham, dove si rimette rapidamente. Dopo ben 4 incidenti inspiegabili, avvenuti in rapida successione, il personale del reparto 4 è sempre più scosso. Eravamo tutti in ansia, preoccupati e molto turbati. Cerchi di fare il meglio che puoi e quando non succede e muoiono dei bambini, è davvero dura. Per David e la moglie, il panico è passato e il piccolo Paul si ristabilisce. Beverly Allitt era l'infermiera di turno. Quando gli ha tolto la flebo, il bambino è diventato di nuovo cianotico ed è stato rianimato perché gli si era fermato il cuore. Paul Crampton viene subito rianimato e per 3 giorni non sorgono problemi. Ormai stabile, i medici decidono che può tornare a casa e avviano le pratiche di dimissione. Sono andato alla tavola calda per mangiare qualcosa e quando sono tornato, Paul aveva avuto un altro attacco ipoglicemico. Il terzo incidente inspiegabile è ormai troppo. I medici sono in difficoltà e Paul ha bisogno di aiuto. Dopo una flebo di glucosio, viene portato di corsa al Queen's Medical Center, un ospedale a 30 km di distanza, dove si ristabilisce. Durante l'ultima crisi di Paul, il dottor Porter gli ha prelevato un campione di sangue e l'ha mandato all'Università di Cardiff per delle analisi. Per assicurarsi che Paul arrivi a Nottingham nelle migliori condizioni, una premurosa infermiera si offre di accompagnarlo in ambulanza. L'infermiera Beverly Allitt si è offerta di accompagnare mia moglie e starle vicino durante quel viaggio decisamente traumatico. L'inesperta infermiera ha iniziato la sua carriera in modo molto tragico. Eppure, con sorpresa di tutti, Beverly Allitt rimane calma e serena per tutto il tempo. Le sue colleghe erano dispiaciute per quei suoi primi giorni, perché era stata presente a molte delle crisi. Ma la verità dietro la compostezza di Allitt è molto più inquietante. Da 4 settimane, il reparto di pediatria dell'ospedale di Grantham è in piena crisi. 4 piccoli hanno subito arresti cardiaci inspiegabili, 2 dei quali mortali. Un'infermiera inesperta, Beverly Allitt, è stata così sfortunata da essere sempre presente. Beverly Allitt è nata il 4 ottobre 1968 nel paesino di Corby Glen, nella campagna del Lincolnshire. Corby Glen è un villaggio proprio al confine tra il Lincolnshire e Leicestershire. È una piccola comunità in cui si conoscono tutti. La gente sa gli affari degli altri per via delle dimensioni del posto. Erano 4 figli. Era la seconda, in ordine di nascita. Fin dalla tenera età, desiderava attenzioni. Era un bisogno molto evidente.
Era una bambina grassottella. Non era particolarmente carina, attraente, sveglia o dotata. Non aveva qualità che spiccassero. Così pensava che avere lesioni, tagli, bende o un braccio rotto, cose del genere, attirassero l'attenzione. Si tagliava con i vetri molto più spesso degli altri, andava in ospedale più spesso degli altri. Ma in generale credo che apparisse come una bambina normale che cresceva in una comunità rurale. L'infanzia di Beverly è stata normalissima finché non è stata bocciata al liceo e di conseguenza è stata mandata in una scuola superiore locale. La sorella maggiore, Don, frequentava il liceo di Grantham. Ha lasciato la scuola a 16 anni con voti molto bassi, ma aveva legato con un'infermiera dell'ospedale di Grantham che le aveva prestato il necessario per poter studiare e diventare un'infermiera. Così verso i 17 o 18 anni ha iniziato. Questo incontro casuale cambierà per sempre la vita della Allitt. Mentre frequenta i corsi preparatori, Beverly lavora nel pub del posto, dove conosce diversi ragazzi. È curioso che i ragazzi l'avessero soprannominata Frottola, perché inventava continuamente storie su se stessa. Ed è proprio questo bisogno di Beverly Allitt di attirare l'attenzione su se stessa, di stare al centro della scena e suscitare la compassione della gente, la caratteristica che ha dominato la sua infanzia.